Buonasera, Nico Langione, Firrouge.it, media partner dell'evento. Ho il piacere di parlare con Giorgia Ceccarelli del Teatro Speria e dell'Associazione Teatri, che si occupa di gestire proprio il teatro di Bastia. Perfetto, Giorgia, parlaci appunto della nuova programmazione del Teatro Speria. La programmazione partirà, ecco, adesso a breve. Abbiamo già un primo incontro il 26 di dicembre, dove proietteremo i classici film Disney, perché quest'anno abbiamo deciso anche di proiettare dei film d'essè. Finiremo tra l'altro intorno ad aprile con tutta la filmografia su Fellini, e sarà presente anche Sandra Milo, che farà uno spettacolo teatrale proprio su Fellini. L'8 gennaio il primo appuntamento è con Natalino Balasso, e quindi avremo una stagione ricca di eventi, dalla proprio stagione teatrale fino ad arrivare quindi alle proiezioni di film. E vi ricordo anche, ci sarà l'Esperia Jazz Club, dove giovedì sarà, insomma, possibile sentire buona musica jazz e mangiare e bere. Un'assoluta novità. E a proposito di teatri, rappresentate anche il Teatro Lyric qua. Qual è il prossimo appuntamento da non perdere? Allora, il Teatro Lyric, abbiamo il 29 di dicembre le Wings, quindi vi invito ad andarlo a vedere, perché è comunque uno spettacolo certamente bellissimo. Noi ci chiamiamo Fil Rouge. Giorgia, qual è il Fil Rouge appunto della vostra attività, mettiamola così? Abbiamo tanta voglia di comunicare, quindi comunicare sotto tutti gli aspetti, soprattutto attraverso lo spettacolo dal vivo. Bastia per noi è una grande opportunità e possibilità, perché questo significa comunque riportare cultura nel nostro territorio, e quindi invito veramente tutti a partecipare numerosi e a sostenere il teatro. Perfetto, grazie mille.